Allora, ciao amici, benvenuti a questo quarto appuntamento con due chiacchiere dal basso e dintorni. Oggi iniziamo in una maniera un po' inusuale per chi mi conosce, ma non tanto per altri, soprattutto per Francesco, per l'amico Francesco e per Antonio, Leo, che mi hanno ricordato un brano che io cantavo un po' di anni fa, nell'86, e speriamo di riuscire a farlo anche oggi. Del grande Mango, grande musica leggera italiana, e io lo seguivo insieme al Prisma, il mio gruppo. Lei verrà. Lei verrà, ma d'estate, lei verrà, perché l'aspetto già, e scenderà, forse di oggi parleremo allora un po' di musica leggera. Io ho iniziato con il rock, la volta scorsa vi parlai di Catrame Cemento, quindi abbiamo fatto cose abbastanza importanti per il tempo, ma proponevamo anche cose diverse, gli U, i Talking Heads, e la gente ascoltava, quindi era un periodo in cui non c'era l'assuefazione alla musica che c'è oggi. Quando un artista proponeva in maniera sincera e fatta bene qualcosa anche di meno scontato, si stava ad ascoltare, ad apprezzare, a curiosare. Avete capito che un po' queste chiacchiere sono un po' una specie anche di percorso didattico, se volete. Cioè, un mio percorso attraverso le esperienze che ho fatto suonando. Avendo la fortuna di suonare tanti generi musicali, non sarò diventato un grande un jazzista, un professore, però insomma abbiamo macinato un po' di strada e un po' di musica. Per esempio all'epoca c'era il percorso, così possiamo dire, per esempio parlando di rock, Deep Purple, Led Zeppelin. Già a mio parere quando si passa dai Deep Purple ai Led Zeppelin si fa. Magari si entra in un contesto poco più elaborato musicalmente, più complicato, più concettualmente anche un po' più impegnativo. Parlo dei Led Zeppelin. O anche quando si parlava, che ascolti, Genesis e Pink Floyd, due cose completamente diverse. Il progressive dei Genesis era un progressive di scuola, anche di bellissima scrittura. Pink Floyd, parliamo psichedelia e sogno. Io personalmente mi sono trovato proprio di The Wall 1980, andammo a vederlo anche con le scuole e si faceva il compito in classe, il scientifico, il compito di italiano sul film The Wall. Quindi stiamo parlando comunque di riferimenti sicuramente più importanti da questo lato. Dall'altro, l'incontro con la musica leggera, quindi il suonare, come vi ho già detto, con una certa pignoleria armonica, con le sequenze, con il click, è una scuola, impagabile. E le piazze sono una scuola impagabile. Se a Mango, innovatore, musica elettronica, già, suoni diversi, poi Baglioni con la sua armonia anche abbastanza importante. Sì, io ho imparato tantissimo e poi cercavo di approfondire magari certi concetti armonici, non so, il pedale o alcune sostituzioni, facendone oro, ma soprattutto facendo il percorso inverso, cioè prima avevo la fortuna di suonare anche
il gruppo aiutava a far bene le cose e poi le stesse cose facevo di tutto per approfondirle. E così anche il ragazzo che viene da me a fare lezione nel mio laboratorio musicale, il gigante Garage Lab, lo chiama, è un laboratorio musicale, un incontro, un'occasione di incontri musicali in cui faccio anche delle lezioni naturalmente. E il ragazzo che impara Smoke No Water, il riff, penso uno dei più famosi al mondo, storico, se lo impara poi gli fai suonare Smoke No Water e lo fai entrare direttamente dalla porta principale, diciamo, per lui. È importantissimo suonare insieme a me, se scende mio figlio, suoniamo Smoke on the Water, è tanto. Non la suonerà perfetta, una pentatonica, il riff fatto bene, suona a tempo, suona col cuore, ed entra già nella musica. Questa è una cosa, a mio parere, importantissima. Dopo il primo incontro, mi sembra che c'è stato l'amico Francesco, non mi ricordo il cognome adesso, Ferzini o qualcosa del genere, mi chiese il mio primo basso. Io l'ho trovato il mio primo basso, ce l'ho ovviamente per una serie di circostanze da un po' di anni, è ritornato a casa ed è questo qui, un pezzo di legno adesso. È un Framus, un basso di costruzione tedesca, questo ha i miei stessi anni, del 1965, ed è il papà del Warwick, che io ho avuto anche il quattro corde, il Tamb. Questo basso lo acquistò mio padre, quando io avevo 17 anni, da un suo amico di Lequile, lo pagò 35.000 lire. Ovviamente arrivò a casa, mi portò il basso, per me era il basso più bello del mondo. Quando venne in sala prove, non so per quale occasione, a sentirci il bravissimo bassista Santino Ciaccia, stiamo parlando sempre di più di 35 anni fa, insomma, non avevo 18 anni. E quando vide questo basso, perché sì, tutto poteva sembrare grande, che è un basso professionale, attenzione, adesso la valutazione di questo qui, tenuto in ottime condizioni, supera i 1.000 euro. Io poi ci sto facendo un pensierino se metterlo a posto, ma non per venderlo, per tenerlo per me. Testuali parole di Santino: e come faccio con questo sonico già strada de frigole? Cioè questo basso così contorto. Pazienza. Tra l'altro io avevo chiesto a mio padre se mi accompagnava da questo Santino Ciaccia, dal nostro Santino Ciaccia, per prendere delle lezioni di basso. Ma mio padre tornava alle 4 da Brindisi, dal lavoro, stanco, e aveva anche altre cose da fare a casa. La risposta fu: non è possibile. E io non ho insistito, per cui sono per forza nato come autodidatta. All'epoca era così, era difficile spostarsi, trovare il genitore che ti accompagna. Non avevamo i tutorial, non c'era YouTube, avevamo le cassette da distruggere. E le ore a suonare in gruppo o da soli ad ascoltare i dischi, a differenza di, per fortuna, quello che hanno i nostri figli, i miei figli in particolare, batteria, sax, tastiera. Spero che studino e che ottengano risultati maggiori di quelli che abbiamo ottenuto noi. E abbiamo finito questo incontro. E io vi lascio, come promesso, sempre ai miei amici, con un altro brano di accenno velocemente di Mango. Vi do l'appuntamento al prossimo incontro. Approfitto per ringraziarvi dei tantissimi incontri, delle tantissime visualizzazioni sul mio ricordo di Getsemani di Jesus Christ Superstar, che ho fatto insieme ad Anna Rita nel 94, 95, 96, ma di cui parlerò e merita un appuntamento a parte per la sua importanza, non perché l'ho cantato io. Comunque, vi ringrazio molto. E allora, vi lascio con un altro brano e l'appuntamento al prossimo Due Chiacchiere con il... No, Due Chiacchiere dal basso. E allora, questa è Bella d'estate. Ciao. È solo un addio,
credimi o no, ci penso mai. Vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate vai, vai via da me, forse perché ti vedevo felice così, proprio così dalle mie braccia. Fin qui, come due onde sulla spiaggia. Oh la 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 la